volano verso il brivido gli acrobati a quattro ruote. Appartengono alla troupe Grand Rodeo de France e si esibiscono a Ostia. José Cagne dimostra con questo esercizio che la sua automobile ha due ruote di più. Le lasciamo? Tuttavia, per misura precauzionale, decide di usare il casco di protezione. Però non sarebbe più semplice fermarsi, scendere dalla macchina e prenderlo? È un pilota molto abile, Monsieur Cagne. Tuttavia, dopo questa esperienza, io non salirò mai più su una macchina guidata da lui. Anche perché ad un tratto mi ha piantato in asso ed è uscito dal finestrino per prendere una boccata d'aria. Ha ragione che io da un pezzo ero in fondo all'auto svenuto, altrimenti chissà quante gliene avrei dette. Questi invece sono esercizi facilissimi. I guidatori italiani li eseguono 100 volte il giorno circolando nelle ore di punta. Qui non c'entra la bravura del pilota, c'entra il coraggio di quell'incosciente che se ne sta lì sdraiato come se nulla fosse.